iniziato questo big match in Serie D che vede affrontarsi i realissimi e il Bobby Team. Per l'occasione ha smesso anche di piovere. No, perché è arrivato il Bobby. Esatto, per consentire un match entusiasmante. Qui subito esplosito la conclusione. Bravo Ciro. Ma no, è calcio spettacolo. Ciolini ha convocato per l'occasione Punzo e Bladier per dare più agilità al suo reparto offensivo. Sempre al gran completo invece i Bobby Team. Punzo riparte in contropiede, Punzo la sterzata, Punzo ancora, Punzo tutto da solo, Punzo il salvataggio di Filippone sulla linea. Bladier in contropiede, lo attacca Filippone, Bladier prende il fondo, cerca una bella finta, Bladier poi la mette col mancino dentro, palla che rimane lì! Riccio salva su Esposito, occasione realissima. Parte con Bladier, Bladier tiene palla, ancora Bladier scarica per Esposito, le finte di Esposito, libera il destro! Ancora Riccio, che risposta su Esposito. La rimessa in gioco, sbagliata però, può scatenarsi Esposito in contropiede, ma Esposito calcia! Ancora sul fondo, occhio l'arbitro. Quindi Filippo con attacco. Poi Esposito calcia, colpisce Ciolini, arriva Bladier! Che gol di Gabriele Bladier che va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali con una conclusione al volo imparabile. Il fenomeno, il genio di Gabbo Bladier. 1-0. Già però si è affermato. Allora se ne dico un altro, il giovane Angioletto Addeo arriva alla conclusione, Punzo appena entrato, firma il raddoppio del realissimi. Il calciomercato di Ciolini ha avuto buon esito, i due innesti stanno decidendo la gara, 2-0. Mi chiamano, aspetta, Punzo, il gattone, ancora Punzo, arriva il 3-0, momento di buio totale per i Bobby Team e si portano sul 3-0, realissimi, ancora con pure. Aveva molta paura quel pelato. Shelby sarebbe. Sì, molta paura. Occhio qui, Punzo, la mette dentro, un'altra distrazione difensiva del Bobby Team. E Punzo colpisce ancora, tripletta per lui, 4-0, realissimi. Matteo! Sono mai adeguati questi giocatori. Corner dentro. E finisce qui. Primo tempo sul punteggio di 4-0 in favore dei realissimi. Iniziato il secondo tempo del match tra Bobby Team e realissimi. Bobby Team sono partiti a mille, vogliono ridurre lo svantaggio di 4 gol maturato nel corso del primo tempo. Il protagonista assoluto della prima frazione è stato proprio inquadrato Peppe Punzo con 3 gol che stanno permettendo ai suoi di condurre agevolmente questo match. Bobby Team si sono parlati nel corso dell'intervallo, si sono ripromessi di dare battaglia nel corso di questo secondo tempo. Poi con l'aurea apposta è tutto più facile. Punzo che botta! Mamma mia! Dove l'ha messa Peppe Punzo? Dove l'ha messa? Un gol incredibile! Forse si può fare qualche altro. Viene a fare la dedica. Alex Cavaliere. La dedica al grande Alex Cavaliere nel suo ricordo. Allora dentro. Punzo insegue il pallone. Lo tiene in campo. Punzo. Sterzata. Punzo se ne va, Punzo, colpisce Riccio, ci è riuscito poi Punzo, sull'esterno della rete, sazio di gol, Beppe Punzo, ti posso chiamare Beppe da oggi in poi? Si esce nella piazza, murata da Di Filippo, poi c'è il contropiede, Esposito a tu per tu con Riccio, Esposito con l'esterno, super Riccio, lo ferma. Punzo, riparte, c'è Esposito, c'è Bladier, Punzo va da solo, Punzo in diagonale,
ancora Punzo il gol. La D la mette forte al centro, non tocca nessuno. Spettacolare. Sembri Snoopy. Cesare la mette giù, attaccato, la perde. Occhio, Ciulini. Ciulini calcia. Pallone sul fondo. Finisce qui la vittoria per 7-0 dei Realisti. No. Allora, siamo con i Realissimi al gran completo, vittoria per 7-0 questa sera. Il migliore in campo è Visino Alberto Moreno. Ottimo Paolo. Senti, una grandissima vittoria la vostra, siete stati aiutati anche dai Nesti, da Diego e Buzzo. Allora, come vi è andato questa vittoria, però il merito della squadra. Ci vogliamo. I miei complimenti. Ciao, grazie.